Buongiorno. Desidero innanzitutto ringraziare Padre Gruner e il Centro di Fatima per avermi invitato a partecipare a questa importante conferenza. Fatima, la tua ultima occasione. Il mio compito in questa conferenza è di passare in rassegna della recente letteratura attinente alle richieste di Maria a Fatima. Bene, in questa mia trattazione odierna io parlerò delle richieste della Madonna della consacrazione di Russia e domani continuerò a parlare sempre di questo argomento e dei suoi segreti. La questione della consacrazione ha inizio dopo il 1929, ma la questione del terzo segreto è iniziata soltanto dopo il 1960. Quindi io passerò in rassegna soprattutto la parte della prima parte dei libri oggi e quelli successivi domani. Nella mia prima impressione nel leggere questi documenti è come Fatima è stata una storia incessante per quasi un secolo. Nella primavera del 1952, mentre passeggiavo nei giardini della scuola privata cattolica in cui mi trovavo recitando il rosario e potendo sentire anche il profumo delle rose, meditando su Fatima, io non potevo sapere che proprio in quel periodo, maggio del 1952, la Madonna appariva proprio a Suor Lucia dicendo: fai sapere al Santo Padre che io sono sempre in attesa della consacrazione della Russia al mio cuore immacolato. Senza questa consacrazione la Russia non sarà in grado di convertirsi né il mondo avrà pace. Quindi la storia di Fatima stava ancora svolgendosi in quel momento e ha continuato a svolgersi sempre da allora. E in effetti nel 2010 il Santo Padre ci disse che il segreto di Fatima parla di realtà future della Chiesa che sono a poco si stanno svelando e rivelando. E noi avremo una proprio parte di questa saga mano a mano che continueremo ad esaminare i testi e i documenti. Nel marzo del 2009 il Centro di Fatima ha ristampato con il titolo La vera storia di Fatima un libricino che risale al 1947 scritto da padre John De Marchi. Ebbene, padre De Marchi era un prete italiano che ha passato 3 anni e mezzo a Fatima intervistando molti testimoni oculari in modo approfondito, e vi compreso il padre San Francesco e Giacinta, e poi Suor Lucia poi è entrata come clausura e poco dopo è stato pubblicato il suo libro. Padre De Marchi, il suo libro, è stato il primo libro che ho letto su Fatima. Ricordo quanto sono rimasta commossa dalla avidità eroica di Suor Giacinta e degli altri di passare la loro vita nella preghiera e nella sofferenza per la conversione dei peccatori, per il Santo Padre e riparazione per il cuore immacolato di Maria. Uno spirito di sacrificio così fuori contrasto con quei giovani che io conoscevo, anche i giovani relativamente innocenti degli anni 50. Io presi molto a cuore le rivelazioni che Nostra Signora fece a Giacinta durante la sua malattia fatale, come per esempio: le guerre sono soltanto una punizione per i peccati del mondo, e cito: alcuni modi verranno introdotti che offenderanno il Nostro Signore moltissimo, e anche molti matrimoni
sogni non sono positivi, non fanno piacere al Santo Signore e a Dio, e i peccati porteranno la maggior parte delle persone all'inferno, all'inferno saranno i peccati della carne. Ed è stato veramente istruttivo la risposta di Giacinta ad alcuni visitatori che parlavano di alcuni, citazione, alcuni preti. E le persone non dovrebbero parlare dei preti, dovrebbero piuttosto pregare per i preti. Un piccolo aneddoto di Giacinta è stato per me molto importante. Una volta, quando ha sofferto della paura di morire da sola, Luce l'ha confortata e gli ha detto: che cosa te ne importa quando Nostra Signora verrà a prenderti? E Giacinta ha risposto: sì, lo so, ma a volte me lo dimentico. E nell'ultimo capitolo sulla vita di sua Lucia, quindi fino al 1957, padre De Marchi menziona la visione di Tui quando la Nostra Signora ha detto a sua Lucia che era giunto il momento per il Santo Padre, in unione con tutti i vescovi del mondo, di fare la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato. E ora è giunto il momento, disse. Chi si sarebbe mai potuto immaginare che sarebbe stata una lotta così strenua? E la parte rimanente del libro fa una cronologia dei primi tentativi di consacrazione, così come la dichiarazione di Suor Lucia ogni volta che l'azione specifica non aveva ottemperato le richieste di Nostra Signora. Spiega anche che la grande luce che apparve nel 1938 non erano una normale aurora boreale, ma bensì il grande segno che la Nostra Signora aveva promesso per avvisare il mondo che la punizione per il peccato ci sarebbe stata. La guerra era all'orizzonte. Nostra Signora aveva menzionato Pio XII nel Grande Segreto e ha spiegato che, contrariamente a ciò che viene spesso asserito, la guerra è iniziata durante il suo pontificato, perché all'annesso dell'azione dell'Austria ha dato lo spunto per la guerra. Il Centro di Fatima ha aggiunto alcune informazioni molto utili nell'appendice, ivi compreso le sette preghiere di Fatima, una descrizione della visione di Tui e tutto ciò che la Nostra Signora aveva detto sul Santo Rosario. L'appendice 1 dà varie pagine per istruzioni specifiche su come poter adempiere le sue richieste per i primi sabati. E la vera storia di Fatima è una bellissima introduzione all'argomento, e se io mi ricordo la mia esperienza positiva di quando l'ho lessi da adolescente, io lo raccomando caldamente ai giovani. Un'altra opportunità di poter sperimentare la verità che Fatima è una rivelazione che si sta svolgendo ci è rivelata da un altro libro della nostra indagine, La schiavitù nel mondo o la pace. Sta tutto al Papa, scritto da Gruner con contributi di altri esperti di Fatima e pubblicato dalla Fatima Crusader poco prima del crollo del muro di Merino. Questo ci dà un ampio panorama del mondo visto attraverso gli occhi di Fatima, in un momento in cui gli errori della Russia venivano considerati sinonimo al comunismo aggressivo dell'Unione Sovietica. La schiavitù al mondo o la pace. Si tratta di un volume di 600 pagine, una esortazione, un richiamo a Fatima, una trattazione che potrebbe andare avanti tantissimo, perché gli oratori non finiscono mai le argomentazioni. Mi ricorda di tanti ammonimenti che io ricevo giorno dopo giorno, che cercano di portarmi a fare questa cosa, quella cosa, in cui
l'argomento è approcciato sotto ogni sua ottica diversa per cercare di esplorare ogni singola argomentazione che sveglia ogni timore. E quindi padre Gruner fa tutta una presentazione di articoli, così come scritti di tante altre figure cattoliche contemporanee, per Joseph de Saint-Barry, Hamish Fraser, Abbé Pierre Caillon e Vescovo di Rogland di Gildersberg. Questi sono soltanto alcuni. E quindi Schiavitù del mondo o Pacis parla anche di quando il Vaticano con il Papa aveva promesso di non denunciare gli errori del comunismo. Questa promessa è stato il prezzo pagato per convincere il governo sovietico a permettere agli osservatori ortodossi di partecipare al Vaticano II e si è applicato originariamente al Concilio. Ma la politica di non denunciare il comunismo si è prorogata poi con gli altri papi, ben dopo la conclusione del Concilio Vaticano, anche se è raggiunto l'accordo nell'estate del 62, è stato fatto così segretamente che soltanto nella metà degli anni 80 è diventato noto. E quindi il giornalista Gregory MacDonald ha scritto, e cito: i papi precedenti hanno preso alcuni impegni con varie persone su tutta una serie di argomenti, ma mai prima nella storia della Chiesa un papa, ancora di meno due papi successivi, hanno permesso un potere temporale direttamente o indirettamente che potesse esercitare un'influenza decisiva su un concilio ecumenico. Nel caso del Concilio Vaticano II, comunque, questa agenda è stata predeterminata da un accordo stabilito con lo Stato più anticristiano che sia mai esistito, e così predeterminato che il Concilio, che asseriva di essere soprattutto preoccupato dei rapporti della Chiesa con il mondo moderno, non è stata autorizzata neanche a parlare di una delle più grandi minacce che si trovava innanzi alla Chiesa contemporanea. Hamish Fraser, in un discorso dell'83, ha detto, e cito: una delle primissime riforme liturgiche è stata la soppressione delle preghiere dopo la messa, che erano state dette dai tempi del Pio XII per la conversione della Russia. E li stabilisce che, cito, che la garanzia esplicita data a Mosca spiega anche perché Paolo VI non ha consacrato la Russia al Cuore Immacolato di Maria al Concilio Vaticano II, un'opportunità appunto per fare questo, e consacrato soltanto il mondo. In due articoli al Vetriolo scritti per la rivista Itinéraire nell'83-84, Jean Maudiron dice come l'accordo tra Vaticano e Mosca è stato disastroso per la Chiesa ed è stato il vero ostacolo per la consacrazione della Russia. E lì conclude il secondo articolo definendo l'accordo Mosca-Vaticano un tradimento. Il disarmo morale della Chiesa di fronte al comunismo, di fronte quindi a tutto questo. Questo sarà veramente il disonore di coloro che in modo autoritario hanno imposto questo disarmo morale della Chiesa e che sanno di essere quindi disonorati poiché hanno fatto questo e hanno nascosto, celato il loro crimine. Oggi, luglio 1984, 22 anni dopo la conclusione dell'accordo Vaticano-Mosca, stiamo ancora aspettando una dichiarazione ufficiale dal Vaticano che possa giustificare questo accordo. Non vi è nessuna giustificazione ammissibile. Se ci fosse, allora non avrebbero esitato a presentarlo al nostro vantaggio. E quindi questo accordo infame è ancora in essere. Il Vaticano considera ancora se stesso un prigioniero di questo accordo e l'autorità morale
morale che oggi dice al mondo la verità sul comunismo è Solzhenitsyn, dal 62 non è più il pontefice sovrano. Fine della citazione. Ora, uno potrebbe anche esitare a leggere un libro così cospicuo, ossia Schiavitù del mondo o pace, sapendo che la sua prospettiva è stata poi soprasseduta dagli eventi storici, ma è strettamente illuminante vedere le situazioni, diciamo, che ci ha portato alla situazione in cui siamo oggi, ossia il prologo, e ogni nuovo libro cerca di riassumere il passato per cercare di concentrarsi sul presente. Soltanto leggendo testi scritti del passato, prima che il futuro venga conosciuto, che noi oggi viviamo, noi riusciamo veramente ad avere un'idea di come siamo arrivati al dilemma odierno. Another book written during the Soviet era. Un altro libro scritto durante l'era sovietica, che dà dei racconti orrenti delle sofferenze nel Gulag e le atrocità della persecuzione comunista anticattolica, è quello che risale a un libro del 1982, Fatima e il grande complotto. Da una parte devastante nella sua descrizione del comunismo, l'autore presenta un'immagine molto più ampia delle forze del male che si sono coalizzate all'epoca negli errori della Russia. La copertina del libro stesso ci dice: noi abbiamo qui uno studio che cerca di far vedere i legami di questo complotto, trova le sue radici nel XVI secolo, l'ampliamento oggi con tentacoli sia nel Cremlino che in Wall Street. Fine della citazione. The short. L'introduzione a questo libro stabilisce che gli accademici, cito, hanno iniziato a sondare dietro le quinte per cercare di capire le prove e adesso hanno fatto una prova indubbia che il mondo è gestito da un gruppo di uomini che possono portare alla recessione, alla disoccupazione, a tutto quello che vogliono. E cosa ne dovremmo fare? Beh, la sua risposta è proprio guardare al messaggio di Fatima, che lei riassume in solo 6 pagine. Descrivendo il miracolo del sole, lei cita Francis Johnson, che scrive in Have you forgotten Fatima? Avete scordato Fatima? Non stabilisce altro sul libro né sullo scrittore, ma cita la portata del miracolo, qualcosa di mai prima o dopo sperimentato nella storia, e il fatto che si possa stabilire precisamente l'ubicazione e l'orario in anticipo ci porta alla conclusione che Dio può solo averlo svolto per i motivi più coraggiosi. Poi continua citando il vescovo di Leira, che parla a 300 pellegrini a Fatima il 13 ottobre 1975, e cito: se non c'è una singola dottrina che è stata messa in dubbio oggi, non esiste nemmeno una singola dottrina della fede che Fatima non abbia confermato. Nell'identificare il grande complotto per cui Fatima è la soluzione, l'autore risale fino a Satana, poi dedica un capitolo alla grande tragedia che ha colpito l'Inghilterra nel regno di Enrico VIII e il male sempre in aumento che ha colpito i monasteri. Mi ha colpito particolarmente la sua descrizione della vita nel Regno Unito, 900 anni prima della tragedia, in cui tutti gli aspetti della vita erano del tutto cattolici. Il paese era proprio conosciuto come la dote di Maria. Tutto ciò era indubbiamente molto tempo fa. Anche la vita in monarchie cattoliche più recenti si trova a passare agli annali della storia, in modo che ci si può ricordare sempre meno le manne di cui si poteva godere. Nella storia recente abbiamo visto una serie di mali, uno successivo all'altro,
e ne consegue che le persone al giorno d'oggi non hanno più praticamente una concezione di cosa possa essere una società giusta. I prossimi due capitoli, storici da un certo punto di vista, ma anche che descrivono aspetti del nuovo ordine mondiale che sono sempre più pertinenti. Per questo motivo, Fatima il grande complotto non è diventato un libro obsoleto quando l'Unione Sovietica è diventata di nuovo la Russia, anzi è stato uno dei primi libri a poter vedere che gli errori della Russia sono ancora più basici del comunismo, malgrado anche gli orrori di quest'ultimo. Poi un capitolo intitolato Il denaro, la radice di tutto il male, parla di William Cobbett, una storia della rivelazione protestante, dunque parlando della creazione della Banca dell'Inghilterra nel dire che i banchieri sapevano quello che stavano facendo, volevano mutuare praticamente tutto il paese, tutto il terreno, tutte le case, tutti gli immobili, persino tutto il lavoro a tutti quelli che avrebbero prestato il denaro allo Stato. Questo ha prodotto ciò che non è mai stato visto dal mondo precedentemente, ossia la fame nel mezzo dell'abbondanza, fine della citazione. Questo sistema mondiale basato sull'usuria adesso si è diffuso a tutto il mondo a livello internazionale. Il capitolo comprende vari aspetti specifici, per esempio i motivi che hanno provocato questa migrazione di massa dalle zone rurali alle zone urbane. Poi in capitolo 4 si studia la creazione e il rafforzamento delle società segrete. E cito, il comunismo è il risultato di queste società segrete che sono state condannate da così tanti papi in così tanti secoli. Accademici di rilievo ritengono che questo complotto sia un complotto fantozzo e che i motivi per queste società segrete si trovano all'interno di queste società stesse che operano in vari cerchi concentrici all'interno dell'Occidente. Nell'analisi di chi costituisce il vero nemico, Deirdre Manifold effettivamente preannuncia il libro di padre Kramer, Il mistero dell'iniquità, che vedremo in un ulteriore dettaglio domani. Si parla del comunismo, l'essenza del comunismo, la sua costituzione in Russia e la sua diffusione in America Latina. Descrive le torture nel capitolo vivere sotto il regno del comunismo che sembrano praticamente infernali. Si passa dunque alla necessità di obbedire a Nostra Signora di Fatima, continuando anche a passare in rassegna le torture, i tradimenti e le sofferenze dai leader del mondo libero. Poi, negli ultimi capitoli, si introduce il problema e la riflessione che il marxismo abbia invaso la Chiesa, soprattutto nell'America Latina, e la preoccupazione, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, che la Chiesa non parla più con una voce chiara. Il prossimo libro è Fatima Priest, il resoconto di Francis Alben della vita dell'apostolato di padre Gruner, o meglio, la storia drammatica di un mezzo secolo di evoluzione della storia di Fatima visto attraverso la vita di padre Gruner, dato che la sua vita è così strettamente collegata al messaggio di Fatima e la risposta del mondo adesso. La prima edizione aveva il titolo Fatima Priest, Priest, Prophecy e Peril, quindi prete, profezia o pericolo. È stato pubblicato nel 1997, la cortina di ferro era stata eliminata, quindi l'Unione Sovietica aveva ceduto alla Federazione Russa e persone stavano ripensando l'identità dei nemici di Dio e stavano approfondendo la loro comprensione del concetto della Nostra Signora e dei nemici della Russia. Nel prologo vediamo
Supponete, amici, che il comunismo, la Russia e gli errori della Russia sono solo stati gli aspetti più visibili degli strumenti sovversivi utilizzati contro la Chiesa e le tradizioni della rivelazione divina. Mi preoccupano i messaggi della Santa Vergine a Fatima. Questa persistenza, l'enfasi su Maria, le minacce alla Chiesa, tutto questo costituisce un ammonimento divino contro il suicidio di alterare la propria fede. Il giorno avverrà in cui il mondo civile respingerà il proprio Dio. Nelle nostre chiese i cristiani cercheranno invano la luce divina del Dio che li attende, come Maria Maddalena che piange davanti alla tomba vuota, si chiederanno dove lo hanno portato il nostro Dio. Questa è la fine della citazione di Papa Pio XII, prima di diventare Papa. Francis Alban, scrittore diffuso e contributore a CBC Radio e CBC TV, la rete televisiva canadese, ha trascorso più di 2 anni con le ricerche e le interviste dei testimoni prima di scrivere questa biografia di padre Gruner. Fatima Priest sarebbe poi ripubblicato 4 volte. L'ultima pubblicazione è stata nel 2000 con il contributo anche di Christopher Ferrara. Io parlerò di questa 4 edizione, anche se prenderò in considerazione anche documenti importanti che apparsero nella prima edizione. È molto interessante scoprire che, in aggiunta alla benedizione di crescere in una famiglia cattolica ed entrare nel mondo cattolico, lo scrittore ha avuto l'occasione di incontrare padre Pio nel 1968 e frate Zigino nell'inizio degli anni 70. Nel settembre del 1971 si è recato in Ungheria, dove ha potuto vedere di prima mano il comunismo e sviluppare un'ammirazione per il perseguitato cardinale Vincenti. È stato consacrato prete nel 1976 dal vescovo di Avellino, che lo aveva incardinato nella sua diocesi. Già da seminarista, padre Gruner aveva sperimentato e affrontato quello che è stato descritto l'autodemolizione della Chiesa. Con un insieme di fede, tenacia e spirito di crociata, lui ha continuato a combattere l'eresia, la disonestà, durante i primi anni della sua vita da sacerdote. Padre Gruner parla di una scoperta chiave che ha fatto luce su tutti le sue difficoltà future. Nel gennaio del 1967, padre della diocesi di Montreal ha rilasciato un documento che ha lasciato l'impressione secondo la quale non si poteva promulgare il messaggio di Garo Vandalma. Dopo averlo letto una seconda volta, ha capito che non vi era un ordine. Si è recato al vice cancelliere della diocesi di Montreal dicendo: ho capito bene questa lettera o no? Io gli ho detto: sembra dare un ordine, ma dopo una lettura più attenta mi rendo conto che quest'ordine non è contenuto. La risposta è stata molto illuminante, ha detto, cito, sì, l'abbiamo scritto così apposta. Fine della citazione. Padre Gruner avrebbe poi visto ripetutamente che gli ufficiali religiosi stavano cercando di scoraggiare i fedeli a rispondere in maniera positiva senza assumere la minima responsabilità per un divieto specifico di tale attività. Il 5 giugno 1978 padre Venezia, vescovo Venezio, ha dato a padre Gruner il permesso scritto per lavorare e vivere fuori dalla diocesi di Avellino, e da quel momento in poi è iniziato il suo impegno all'apostolato di Fatima. Ha pubblicato il primo libro a tale riguardo e ha avviato la prima visita del Rosario. La consacrazione della Russia è diventato un tema principale per padre Gruner dopo il 1982, dopo aver letto un articolo di Hamish Fraser che respingeva l'intervista di Lucia.
in cui avrebbe detto che la consacrazione era stata fatta. John Hafford aveva pubblicato questo articolo in Soul Magazine. La Fatima Crusader avrebbe poi continuato un dibattito con la Blue Army se era stata fatta o meno questa consacrazione. La Blue Army aveva sostenuto per anni la causa di Fatima, però poi aveva cambiato direzione alla metà degli anni Ottanta. Francis Alban cita un intervento di Hamish Fraser alla International Fatima Crusade Symposium Vatican City il 24 novembre 1985. Ve lo citerò anch'io, dato che fa tanta luce sul perché la consacrazione della Russia non era ancora avvenuta a quest'epoca. Anche dal Papa Giovanni Paolo II, che sembrava così ben disposto. Quindi vi cito Hamish Fraser a questo punto. Per quanto riguarda una cosa, almeno non vi è la possibilità di mettere in dubbio che il padre, il Santo Padre, è consapevole dell'esigenza di consacrare la Russia. Già nell'arco di 2 anni ha già consacrato tutto il mondo e nella terza occasione, il 25 marzo 1984, ha invitato i vescovi ad unirsi a lui. Inoltre, ad ogni occasione, ha indicato la propria consapevolezza del fatto che la consacrazione richiesta dalla Nostra Signora doveva ancora essere stata fatta. Quindi nessuno può fare finta che la consacrazione collegiale della Russia non sia assolutamente una considerazione del Santo Padre. Fine della citazione. Chiediamoci dunque per quale motivo non sia stato fatto, dice Fraser, e cito, la paura, una paura che fare ciò avrebbe creato danni e uno scisma. Però vi è il dubbio che questo scisma è già molto diffuso in un momento in cui il gran numero dei vescovi è ossessionato con tematiche di collegialità. Spiega poi che vi sono vari motivi per cui i vescovi veramente si arrabbiano quando viene menzionato il messaggio di Fatima. In molti testi approvati dal Catechismo l'inferno non viene menzionato, mentre la Santa Madre ha dato ai 3 pastorelli una visione terrificante dell'inferno. Poi Fatima condanna l'istruzione sessuale, che è stata imposta da molti forme istituzionali. Alcune volte questo sfiora la pornografia nelle scuole, anche cattoliche. La Nostra Signora ha sottolineato l'esigenza, anzi, di modestia e di castità, dicendo a Giacinta che i peccati che portano gran parte delle anime all'inferno sono peccati della carne, e aggiunge che il motivo principale per cui Fatima non è ben tollerata da tanti vescovi e il motivo per cui hanno un tale risentimento per l'autorità papale è che, mentre prima del Concilio Vaticano II avevano respinto il comunismo come un male, dal Secondo Concilio Vaticano si parla non di comunismo ma di anticomunismo in quanto un male intrinseco. Perché questo cambiamento di rotta a partire dal Concilio Vaticano II? Beh, principalmente a causa dell'accordo Vaticano-Mosca, che ha potuto assicurare il Cremlino che non verrebbe discusso il comunismo all'interno del Concilio. A causa di questa omissione criminale, a seguito del Concilio, è stato possibile fare finta che il comunismo in qualche modo fosse diventato lecito e farlo a nome del Concilio stesso. Questa omissione criminale ha reso possibile la difesa di una certa alleanza tra cattolici e comunisti e persino ha reso possibile la teologia di una liberazione che è semplicemente un marxismo rivoluzionario nella veste cristiana. Quindi, se così tanti vescovi mettono in dubbio il messaggio di Fatima, è perché la politica russa mette in dubbio tutti i comportamenti già comprovati di agenzie cattoliche, missioni e così via, che forniscono una base odierna per una rivoluzione popolare, una rivoluzione che cercavano di sviluppare contro l'opposizione della Chiesa pre-concilio. Dato che la Chiesa adesso si trova a fare i conti con tutta una serie di vescovi modernisti che sono solo cattolici in superficie,
vi sono vari modi in cui il nostro Santo Padre potrebbe mettere in pratica gli ordini della Santa Madre a Fatima, però rischierebbe di dover dimettersi in certi possibili casi. È indubbio che qualsiasi papa nella storia sia stato confrontato con tali prove così fortemente oppongono l'autorità della Chiesa. Sicuramente nessuno che comprende pienamente la situazione sarebbe così stupido da in qualsiasi modo sminuire il Santo Padre, perché finora non ha potuto fare ciò che è manifestamente necessario in modo di poter restaurare l'ordine cattolico. Ian. Questo passaggio quindi fa vedere che anche se il governo sovietico era cascato e l'accordo Vaticano-Mosca non doveva più avere degli effetti, gli errori del marxismo hanno continuato a diffondersi perché le sue semi erano state piantate dentro la Chiesa stessa. E nella seconda parte, politica e preghiera, leggiamo i dettagli di tutti i tentativi di alcune forze nel Vaticano di deragliare il pastorato di Fatima di Padre Gruner. Quando John Stoliglia ha organizzato un incontro con Giovanni Paolo II per la prigionia di un prete ucraino, ed era stato organizzato questo incontro, l'incontro è stato improvvisamente cancellato il giorno prima in cui era stato predisposto. Padre Gruner aveva chiesto un incontro, ma il nunzio aveva chiesto di non partecipare a questo incontro. Padre Gruner è stato letteralmente assalito nella conferenza del 1992 a Fatima. Alla stessa conferenza gli altri vescovi venivano presi all'aeroporto e portati a un'altra conferenza che era stata organizzata dal vescovo Emeraldi Lehre. È veramente incredibile quanto erano pronti a fare pur di contrastare i piani di padre Gruner. Contemporaneamente c'era anche un altro lavoro per cui padre Gruner veniva dato istruzioni di trovare un nuovo vescovo o di ritornare ad Avellino, e poi qualsiasi vescovo che gli proponeva quindi un ulteriore incontro veniva poi contrastato. E nel libro terzo dell'edizione originale, Christopher Ferrara, in un'analogia appunto della situazione di padre Gruner con la storia di Shylock, si fa vedere che ogni qualvolta padre Gruner parlava di persecuzione da parte della curia, i suoi giudici diventavano gli stessi funzionari che avevano portato avanti la persecuzione. E nel 1996 padre Gruner ha portato il suo appello direttamente al Papa. Durante la conferenza episcopale di Roma i partecipanti hanno partecipato all'udienza pubblica del padre, del Santo Padre, e in questa occasione agli invalidi venivano dato la sua benedizione. Quando il vescovo Verol ha raggiunto il Santo Padre, gli hanno dato un altro documento gli è stato dato da Joseph Kane, che portava avanti gli invalidi sulla sedia a rotelle. Il documento che era stato presentato era un'azione autorizzata all'epoca in merito al diritto canonico, e soltanto il Papa poteva adesso ascoltare appunto questo caso che veniva presentato. E questo è soltanto uno delle piccole case di vittorie che sono state portate avanti in un libro pieno di crisi, vittorie e ulteriori sfide, e la storia va avanti soltanto fino al 2000. Pensate quanto ancora potrebbe essere detto se Fatima Pris potesse essere aggiornato ad oggi, dal 2000 ad oggi. The saying, a un'immagine vale migliaia di parole. Bene, questo è un detto che è assolutamente veritiero, soprattutto nel caso del DVD del 2006, Fatima Center, le chiavi al paradiso.
Questo è stato ripreso in Austria, Italia, Portogallo, l'Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti e Canada. È carico dal punto di vista emotivo di tutte le case di guerre, con tutte delle musiche bellissime. Le chiavi celesti al paradiso fa vedere appunto una valida argomentazione per la consacrazione della Russia. Coloro che non sono convinti dovrebbero guardare questo DVD. L'appello si rivolge a non cattolici, a scettici e anche a credenti. Cosa abbiamo da perdere? In una sezione intitolata "Abbiamo qualche cosa da temere dalla Russia oggi", John Venari parla dei tuoi libri, dal defezionista KGB, Golitsyn, nuove menzogne, nuove bugie e l'illusione perestroica. E questo si parla di come l'apparente cambiamento della Russia era pianificato per disarmare l'Occidente, per poterli poi invece schiacciare. E ci dice anche che noi eravamo 10 minuti di distanza dalla guerra nucleare nel gennaio del 1995, quando la Norvegia aveva lanciato un missile e effettivamente si è visto che, poiché questo missile era stato fabbricato negli Stati Uniti, nel giro di 2 minuti hanno risettato tutti i missili allo stato della guerra fredda puntati contro gli americani. Il presidente Yeltsin ha avuto soltanto 10 minuti per decidere se poter salvare il mondo. Fortunatamente ha preso la giusta decisione, ma la domanda si pone ancora. Una nazione che ha così tante testate nucleari potrebbe non essere una causa di preoccupazione? E ora, continuando con il nostro approccio, presentare un appello convincente a chiunque nel mondo per soddisfare la richiesta di Nostra Signora, il Centro di Fatima ha pubblicato nel 2010 un opuscolo, "L'unico modo per la pace del mondo". Dopo aver riassunto i fattori chiave e presentare tutte le argomentazioni per la consacrazione della Russia, l'opuscolo poi pone le domande seguenti. Che cosa potete fare? Cosa possono fare i cattolici? Cosa possono fare tutti gli uomini di buona volontà? E cosa c'è da perdere? Dando quindi poi risposte succinte ad ogni domanda. E poi infine si pone: chi siamo noi? E poi descrive tutte le sfaccettature della portata del Centro di Fatima, vi compresa la rivista Fatima Crusader, proposte televisive, documentari televisivi, libri, testi, pubblicazioni, il sito web fatima.org con oltre milioni di visitatori, e poi vescovi e conferenze internazionali per la pace. Questo opuscolo dovrebbe essere visionato da ogni singolo essere su questo pianeta. Nello studiare tutta questa letteratura che sollecita la consacrazione della Russia, mi sono resa conto che molto è stato scritto in merito alla richiesta di Nostra Signora, ossia la Russia, e la futilità di cercare di sostituirla con un'altra parola, ossia mondo. E vi è anche un'altra parola specifica che va presa seriamente, e questa parola è la parola ordine. Non basta per il Santo Padre che gli inviti tutti i vescovi ad associarsi per la consacrazione della Russia, o semplicemente esortarli a fare questo. Più e più volte Suor Lucia ha usato la parola ordine nel comunicare il desiderio di Nostra Signora. Le successive citazioni sono segnate nella biografia di Suor Lucia, che poi io tratterò domani. Nel maggio 29 del 1930 la Suor Lucia ha scritto a padre Gonzalez, e cito: "Il Signore promette di porre fine alla persecuzione della Russia se il Santo Padre farà un atto solenne di riparazione per la consacrazione della Russia al Sacro Cuore di Gesù e di Maria, e ordinando a tutti i vescovi del mondo cattolico di fare altrettanto". Fine della citazione.
In un'altra lettera del giugno 1930 ribadisce, e cito, che la persecuzione della Russia avrà fine se il Santo Padre farà un atto solenne di riparazione e di consacrazione della Russia al cuore sacro di Gesù e di Maria. Sua Santità deve anche ordinare a tutti i vescovi del mondo cattolico di fare altrettanto. In un'intervista con il prete americano Thomas McLean O'Keefe, che è registrato nel suo libro Visione di Fatima, Silulcia dice a padre McLean, e cito, la nostra signora ha comandato che il Santo Padre consacri la Russia al suo cuore immacolato e che gli comandi a tutti i vescovi di fare altrettanto in unione con lui contemporaneamente. Nel 1981, dietro richiesta di Giovanni Paolo II, il nunzio portoghese Antonio Panzo Portaluppe ha interrogato Suor Lucia sulle esigenze per la consacrazione della Russia. Anche Francesco Lalerta, e dopo aver ribadito l'esigenza della consacrazione della Russia e che tutto il mondo deve parteciparvi, ha aggiunto: il Papa deve convocare o tutti i vescovi a Roma o altrove, o comunque ordinare tutti i vescovi del mondo intero a organizzare ognuno nella sua propria cattedrale una cerimonia solenne di riparazione e consacrazione della Russia al Sacro Cuore di Gesù e di Maria. Secondo John Colorafi, traduttore di Frère Michel de la Sainte Trinité, un lavoro di tre tomi su Fatima, dalla traduzione dal francese verso l'inglese, questa seconda opzione sarà ancora più convincente spiritualmente. Il Papa farà una ufficiale consacrazione al Vaticano, sede della sua massima autorità, e ogni vescovo ovunque nel mondo farà solennemente questo atto nella propria cattedrale, manifestando appieno la loro autorità. Ora vorrei dire qualche cosa per quanto riguarda le motivazioni. Ora, il motivo più importante per consacrare la Russia è che Nostra Signora e anche Nostro Signore lo hanno richiesto. La cosa migliore sarebbe che Santo Padre lo faccia per amore verso di loro, e noi dobbiamo pregare, fare penitenza e rispettare la devozione dei primi sabati proprio per amore verso Nostro Signore e Nostra Signora. Dobbiamo così obbedire proprio per il desiderio di avvicinarsi maggiormente a loro, di soddisfarli, o semplicemente perché lo hanno richiesto. Ma il nostro Salvatore sa che non tutti, e probabilmente nessuno sempre, è in grado di delle motivazioni, seguire motivazioni più pure. Ecco perché accetta anche altri atti, ossia avere paura della punizione. In effetti si parla della consacrazione della Russia, e questa è un po' la tendenza, ossia si cerca di coinvolgere le persone, in modo particolare il Santo Padre, ad obbedire alla richiesta di Nostra Signora, perché il prezzo per non obbedire sarà così alto. La cosa più preoccupante è appunto che più si ha paura appunto della mancata ottemperanza, più si ha paura di farlo, più si vuole fare obbedienza. Ma oltre pura paura della punizione, ma oltre il grande amore, possiamo anche essere motivati dal grande beneficio, e questo effettivamente è l'approccio di Bruce Walters, autore del nostro successivo libro, ossia L'alba della Russia, Russia Sunrise. Qui si parla del Santo Padre che finalmente consacra la Russia secondo le direzioni di Nostra Signora, e poi dice che cosa succede quando il popolo russo, dopo la consacrazione, decide di ripristinare la monarchia, di ristabilire, diciamo, la propria nazione secondo i principi cristiani. L'auspicio è che questo libro possa essere fonte di ispirazione a maggior numero di persone a impegnarsi per fare il loro contributo
per la consacrazione della Russia, coloro che ad oggi non hanno potuto risposto per puro amore o coloro che hanno reagito contro terribili premonizioni semplicemente pregando anche di meno. E quindi questo libro parla della dolcezza dell'amore nell'Inghilterra della pre-riforma, ma questo è una cosa di tantissimo tempo fa. Bruce Walters cerca appunto di parlare di una vita piena di pace, cercando di concretizzarla nel mondo contemporaneo per poterla visualizzare e poter decidere di fare e che cosa bisogna fare appunto per far sì che questo accada. Ma oltre all'appello della fiction ci sono anche degli elementi di questa Russia Sunrise che ci possono guidare anche verso la situazione attuale e reale. Noi abbiamo detto quanto è necessario affinché il Santo Padre possa dare istruzione ai vescovi per associarsi a lui per la consacrazione della Russia, quindi non solo chiederlo, ma si parla di istruzione, di comando. Ma allora questo significa anche che dobbiamo avere qualche cosa che ci possa permettere di concretizzare questo comando, così che se il comando non viene attuato poi ci sono delle conseguenze. Bruce Walters ha quindi detto tutto questo in modo estremamente dettagliato. Non solo la sua forma di consacrazione racchiude ogni singola frase che dovrebbe essere inclusa, ma anche i requisiti per l'osservanza da parte dei vescovi si sfruttano appieno di tutte le capacità, diciamo, dell'era elettronica, quindi chiedendo ogni singolo vescovo come prova non soltanto un documento stampato, ma anche una registrazione audiovisiva che possa far vedere veramente come un tot giorno è stato fatto una tot cosa. Quindi in vari modi l'autore fa trasparire ottimismo. Lui chiaramente ama la Russia, vede la scelta di Nostra Signora nella Russia come oggetto, punto di consacrazione, non perché questo paese merita la punizione, ma perché è stato specialmente scelto dal buon Dio per adempiere una profezia. Il suo ottimismo sulla riconciliazione dell'ortodossia russa con la Chiesa Cattolica Romana non è solo dettato dal sentimento, ma proprio anche da quello che è proprio anche il grande teologo Vladimir Solovyov del XIX secolo e ad altri che dicono che per essere veramente ortodossi significa essere in unione con il vicario di Cristo a Roma, che occupa il soglio pietrino. E quindi gli ortodossi hanno sempre creduto come i cattolici nell'Immacolata Concezione, nello Spirito Santo, e tutto questo è riflesso nelle preghiere liturgiche come la messa di San Giovanni Crisostomo. Quindi queste sono, abbiamo usato delle scuse per giustificare una separazione dall'autorità del potere occidentale di Roma. Quindi la divisione fra le due rami principali della cristianità è dovuta alla politica e non è veramente dovuta invece alla teologia. Secondo Bruce Walters, noi ortodossi non neghiamo la processione del Santo Spirito Santo nel Figlio e nel Padre, non neghiamo l'Immacolata Concezione, noi diciamo semplicemente che non abbiamo l'assoluta certezza, non possiamo dire che sono dogmi, perché queste sono cose che sono state definite dal Concilio Vaticano e che ha avuto luogo comunque dopo lo scisma, fine della citazione. Quindi tutti questi autori nel loro insieme ci parlano della storia della consacrazione della Russia, ciò che ha chiesto Nostra Signora, teorie del perché non è stato fatto, i tipi di errori che lei ci ha evidenziato e gli errori fatti contro di lei. Noi vediamo le orribili conseguenze dell'ignorare i suoi richiesti e abbiamo un'anteprima di cosa succede invece se si obbedisce. Attraverso tutto questo è come se ci fosse una barriera invisibile che ha evitato la Chiesa a portare avanti una richiesta semplice di Nostra Signora. Domani questa presenza invisibile sarà ancora più visibile quando andremo a vedere la letteratura che riguarda invece il terzo segreto. Sarò lieta quindi di potervi incontrare di nuovo in questa sessione e vi ringrazio della vostra cortesa attenzione.
Salve, sono Padre Nicola Gruner. In questi tempi difficili, la preghiera è necessaria più che mai. Vi invito a pregare un Salve Regina con me, ora. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esseri figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questi valli di lacrime. Orsù, dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi quegli occhi tuoi, misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce, Vergine Maria. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dolcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exilis filii Evae. A te suspiramus, gementes et flentes, en hac lacrimarum valle. Ea ergo, Advocata nostra, illos tuos, misericordiaes, oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui. Nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Dio vi benedica.